corpi giacciono disanimati qua e là per le strade, dentro le case e sulle venerande soglie degli dèi. Il fuoco brucia, cancellando la gloria di un intero popolo. Ardono le fiamme, distruggendo le inespugnabili mura. Piangono l'ira degli dèi che soffia impietosa sulle navi, venti di vendetta. Pochi faranno ritorno nella propria patria. Da qui è nata questa idea, questo progetto, che è quello di una fruizione itinerante attraverso il teatro itinerante di Giuseppe Ranoia, che nella sua forma di teatro vi farà rivivere questo luogo raccontando quella che è la storia che questi posti hanno dato alla nostra civiltà, alla nostra comunità. Un viaggio nelle nostre origini, un viaggio alla riscoperta di quella che fu la Magna Grecia e che vide lo sbarco sulle nostre spiagge dei greci scappati dalle loro terre per ricreare qui nelle nostre nuove civiltà. È Megalellas, il sogno degli dèi, la rappresentazione itinerante nei parchi archeologici di Policoro e Metaponto. Lo scorso Ferragosto è il primo spettacolo svoltosi nel parco archeologico di Policoro, diretto da Giuseppe Ranoia. Attori locali che hanno dato vita ad una rappresentazione teatrale itinerante, suggestiva e piena di pathos ed emozione. Diverse le novità di quest'anno, tra queste la figura di Odisseo e il finale dedicato all'importante valore della democrazia. Lo spettacolo sarà ripetuto il 21 e il 27 a Policoro, mentre a Metaponto si svolgerà il 18, il 25 agosto e il 3 settembre. Uno spettacolo da non perdere che farà ben ricordare a tutti le nostre origini. Capito?